Oggi abbiamo cambiato location perché diluvia fuori e quindi siamo qui in un centro anziani vicino alla caserma dei carabinieri dove abbiamo depositato questa querela. Questa querela è l'ennesima della serie, non so quale numero da attribuire perché sono veramente ormai centinaia, ma è una premessa a un procedimento, a una serie di procedimenti che faremo in futuro. Questa è la prima denuncia contro il signor Sergio Mattarella, cosiddetto Napolella. Napolella, chiamalo. Lo chiameremo Napolella. Allora, questo signore, dai natali molto molto discutibili e dalla familiarità e parentela molto discutibile, proviene da un percorso di eventi poco encomiabili, diciamo così, no? L'ultimo dei quali è stata la sentenza della Corte Costituzionale in cui la Corte Costituzionale ha respinto il referendum sulla richiesta di annullamento delle grandi rendite pensionistiche e ha detto che giustamente i nostri cari parlamentari che sono i leader in quanto a entità della pecuniaria della loro pensione, siccome hanno sudato sangue, sudore e lacrime per ottenerla, è giusto che rimanga quella. Ecco, sono lui a fare un momento. In qualsiasi paese che non sia l'Italia, in questo feudo papalino che si chiama Italia, le pensioni sono commisurate non alle retribuzioni ottenute durante l'attività lavorativa, ma sono commisurate alle esigenze fondamentali di una persona anziana. Quindi non hanno niente a che vedere con le trattenute che eventualmente sono fatte, le quali trattenute non sono a scopo pensionistico, ma sono a scopo di tassazione nell'interesse dell'intera collettività. L'Italia è l'unico paese dove ci sono dei pensionati che hanno delle retribuzioni incredibili, altissime. Questo è feudalesimo, ma nei suoi aspetti peggiori. Allora, e quindi perché abbiamo fatto questa denuncia? Perché il signor Sergio Mattarella, che è uno dei componenti dei 15 giudici della Corte Costituzionale, di nomina politica, intendiamoci bene, lui era di nomina politica, certo, di nomina politica, perché, come Amato, Amato anche, esattamente, tralasciamo tutto il suo excursus professionale e di ruolo istituzionale, non ha niente a che fare con la magistratura, esatto, con il suo excursus. Oltretutto, ma lasciamo, non entriamo nel dettaglio di questa particolare sfaccettatura che ci porterebbe fuori rotta. Quello che è l'elemento essenziale, focale di questa denuncia è che lui il 13 gennaio del 2014, quindi circa un anno fa, poco più di un anno fa, ha espresso insieme al collegio giudicante della Corte Costituzionale che tutti i governi e i parlamentari relativi, anzi i parlamentari e relativi governi eletti con la legge del Porcellum. Io non voglio morire qua dentro, Come? Sta a sentire che si parla di morire, quindi voglio morire. Quale vuol dire? È una registrazione. No. Qua non facciamo politica. Fammi presente. No. Allora. Ho perso la mano. Quanto giudice costituzionale. Ah sì, e quindi ha emesso una sentenza il 13 gennaio del 2014 in cui ravvisava tutti gli elementi che non permettevano a tutti i parlamentari eletti, si fa per dire eletti, dal 21 dicembre del 2005 a seguito della legge 270 oramai famigerata, e
attraverso questa legge appunto non era stato possibile esprimere la volontà la vera volontà libera, equa, eccetera, eccetera, che garantisce la Costituzione, e quindi tutti i parlamenti erano falsati da questa pecca originaria. E quindi giustamente ha dichiarato insieme a tutto il suo collettivo, il suo collegio, che questi eletti, pseudo eletti, in realtà non avevano nessun titolo per essere eletti. Allora, un momento, attendiamo, qui la questione va ulteriormente precisata. Allora, la sentenza della Corte Costituzionale è quella che ha detto, su richiesta ovviamente di chi l'aveva fatta, ha dichiarato la illegittimità di un Parlamento eletto secondo un sistema elettorale che è illegale e anticostituzionale. Però la Corte Costituzionale, secondo il criterio di questa Corte Costituzionale, ha detto che però si può fare. Si può fare, dice, non è costituzionale, ma si può fare. No, no, adesso entriamo nel merito, poi. Allora, quindi. No. Aspetta un attimo, allora entriamo nel merito. Che cosa ha detto questa sentenza? La sentenza ha detto che esiste, allora il fatto sussiste, è stato accertato e dichiarato che i cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto personale uguale, libero e diretto secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica a causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi intrinsecamente alterato dal premio di maggioranza disegnato dal legislatore del 2005 e a causa della impossibilità per i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, cioè ad nominem, cioè non è possibile eleggere a capocchiam, no? Che lo stabilisce poi il comitato centrale del partito, no? Non esiste. Allora, però, nonostante questa premessa, arriva la parte decisiva, cioè il principio, qui si esprime il giudice, no? Il principio di continuità dello Stato non può legittimare fino alla fine della legislatura le Camere elette in violazione della libertà di voto e che sono frutto della grave ferita inferta alla logica della rappresentanza consegnata dalla Costituzione. Però, la cosa importante che appunto da dire è che, siccome adesso qui non lo trovo al volo, così loro che cosa dicono? Dicono che, pur essendo stata fatta una lesione del diritto costituzionale, su questo non c'è ombra di dubbio, però siccome non c'è possibilità di vacazione, c'è una bisogno di una continuità, però si è fatto subito, una decadenza delle istituzioni non può esistere in un sistema repubblicano, la cosa da intendersi che, siccome è stata fatta a capo A, come si dice, no? E quindi questo vale però per le cose che sono state iniziate anteriormente alla sentenza, non per il futuro, la legge vale sempre per il passato, diciamo, non può valere per il passato, ma una volta che c'è una sentenza, e cioè la sentenza del 13 gennaio del 2014, per il futuro non si può più fare. Quindi il governo andava mantenuto in piedi solo e soltanto per l'ordinaria amministrazione, non solo, e andavano indette di nuovo le elezioni. E certo, allora, e però c'era Napolitano, allora uno poteva dire, ma c'è quel bastardo di Napolitano, no, Giorgio I di Savoia, è chiaro che non può andare, non ci poteva essere un via d'uscita. Ma adesso, ma nel momento in cui il signor Sergio Mattarella diventa Presidente della Repubblica nominato, cioè eletto da quegli stessi che lui dice che sono delinquenti, allora lui deve fare una scelta, non può. Allora vi leggo la mia requisitoria, diciamo, no? Allora, dunque, un attimo che devo riprendere.
E quindi diciamo, loro si esprimono in questa loro sentenza e dicono quindi deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 1, numero 5, comma 2 del DPR 361 del 57. E poi è pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2 e 4 del decreto legislativo numero 533 del 93. E tutta una serie di altre storie, pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4,2 e 59 del DPR 361 del 57, nonché dell'articolo, come ho detto prima, nella parte in cui non consentono alle elettori di esprimere una preferenza per i candidati al fine di determinarne l'elezione. E allora, e se pur vero ed insindacabile, appunto, che dalla parte, d'altra parte la rimittente, questo dice la sentenza, d'altra parte la rimittente Corte di Cassazione, perché c'è stata anche la sentenza di Corte di Cassazione numero 5000 che ha rinviato la Corte Costituzionale, esattamente, che era la numero aspettate un attimo così la numero 8878 del 16 aprile. La questione è articolata, è discussa, è approfondita, allora, è a conoscenza di tutti, eccetera, eccetera. L'indefinitiva, la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, ma anche il sostegno dell'indicazione personale dei cittadini che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essi elencati che non ha avuto modo di conoscere e di valutare e che sono automaticamente destinati in ragione della posizione in lista a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina d'esame non comparabile né con gli altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero di candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva riconoscibilità degli stessi. Il microfono, e con essa l'effettività. Copro qualcosa? Copro qualcosa? Che c'è? Col dito copro qualcosa, qualche microfono? E che ne so? Che domandi? Ma prendilo di là, no? Va così, di qua. Ecco. Ma perché fino adesso non è registrato? No. Allora. È un dubbio. Allora, la cosa importante, quindi per finire il discorso, le condizioni nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto, al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali. Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono viceversa tali da alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti, anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nelle elezioni dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare. E pertanto contraddicono il principio democratico incidendo sulla stessa libertà del voto di cui l'articolo 48 della Costituzione e la sentenza del 16 del 1978. E quindi, seppur vero è insindacabile che, come dice appunto sempre la sentenza, d'altra parte la remittente Corte di Cassazione aveva significativamente puntualizzato che la proposta questione di legittimità costituzionale non mira a far caducare l'intera legge numero 270 del 2005, né a sostituirla con un'altra eterogenea impingendo nella discrezionalità del legislatore, ma a ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati, concernenti la disciplina del premio di maggioranza e delle altre preferenze, senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali, fatta salva l'eventualità che si renda necessaria un'opera di mera cosmesi normativa e di pulitura del testo per la presenza di frammenti normativi residui, che non può essere realizzata dalla Corte Costituzionale. Loro dicono no, non lo possiamo fare noi, ma invece l'articolo della Costituzione prevede proprio questo, però diamogliela per buono, e quindi che non può essere realizzata dalla Corte Costituzionale avvalendosi dei poteri, no, che può essere realizzata dalla Corte Costituzionale avvalendosi del potere che ha a disposizione, e qui dice quindi che lo può fare, però poi successivamente invece no, e ci arriviamo. Eppure rilevando che, tralascio tutta un'altra serie di cose, punto 7, è evidente infine che la decisione che si assume di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale. Consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione,
ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere nell'uno o nell'altro a tutt'oggi a distanza di un anno. E perciò nulla da eccepire, essa pertanto, e quindi riprendo sempre il testo della sentenza, essa pertanto non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, e qui è il vulnus, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Cioè dicono questi sono illegittimi, usurpatori, però quello che hanno fatto capo a, e quindi non è possibile andare a intervenire retroattivamente. E su questo, pure se non sono per niente d'accordo, posso però in qualche modo transare. Ma questo lo dico io ovviamente, vale a pena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze del coglimento di questa cura, no, sono sempre loro che parlano, ricomincio da capo, vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, la storia dell'articolo 136 della Costituzione e dell'articolo 30 della legge 87-1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullare, e su questo, come detto, principio che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della cosiddetta retroattività di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida, sentenza 139 dell'84. E su questo non sono d'accordo, perché ci sarebbe molto da discutere, però posso pure accettare di metterci una pietra tombale sopra. E pur volendo accettare, appunto, torto cosa, questo lo dico io, una simile determinata determinazione giuridica, omissis, è sempre loro adesso che parlano, le elezioni si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime, costituiscono in definitiva e con ogni evidenza un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Quindi non vanno scisse le Camere e indette nuove elezioni, dicono. Del pari non sono riguardanti gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali, quindi continueranno a fare i cazzi, i porci comodi loro. Però, tanto ciò è vero, dice ancora appunto Mattarella e gli altri, e Tesauro e gli altri, tanto ciò è vero che proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato è la stessa Costituzione a prevedere ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti finché non siano riunite le nuove Camere, articolo 61 della Costituzione, come anche a prescrivere che le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni per la conversione in legge dei decreti legge adottati dal Governo, articolo 77, secondo comma della Costituzione. Ora però, e questo lo dico io, ora però che l'ex giudice della Corte Costituzionale Sergio Mattarella è diventato Presidente della Repubblica, dovrebbe avere un ripugnito di coerenza e di conseguenzialità logica se, come di fatto è, il Parlamento è stato illegittimamente e illegalmente eletto e costituito. Perché il signor Mattarella ne ha piena contezza avendo condotto tale procedimento. Come può il signor Mattarella accettare di essere candidato da coloro, senatori e deputati, che egli non più di un anno fa ha dichiarato essere illegittimi usurpatori di cariche e quindi da costoro essere a sua volta eletto? Essi, grandi elettori, semplicemente non ne hanno titolo, non c'è derivazione. Questo dovrebbe capirlo chiunque, tanto più un giudice di Corte Costituzionale. Per fare un parallelo, è come se il giudice facesse condannare un ricettatore e poi a distanza di qualche tempo andasse a comprarsi incautamente o scientemente la merce da costui ricettare. Il ricettatore non ha titolo per possedere la merce rubata e quindi non ha titolo per venderla legalmente. Quindi il signor Sergio Mattarella è un usurpatore di titolo, è un usurpatore di cariche. Questo ha fatto il signor Sergio. 20 minuti. Questo ha fatto il signor Sergio Mattarella. E tralasciamo per umana pietà il dettato dell'articolo 136, quando la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della norma di legge o atto avente la forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Che ne dica il signor Mattarella e collusi, diciamo così, va, senza entrare troppo nel dettaglio. Coadiuvanti. Ecco. È dovere, questo lo dico io, di ogni cittadino degno di questo nome, anche magistrato, giudice o PM,
opporsi con ogni mezzo è in modo lo scempio dei diritti costituzionali garantiti messi in atto da questi usurpatori e annichilitori dei valori su cui si fonda la Costituzione e la nostra società nel suo complesso, ad esempio quelli inerenti ai governi di nominati, di non eletti e parlamenti di abusivi. Occorre quindi, per dare nuova legittimità e costituzionalità al Parlamento, procedere immediatamente allo scioglimento di entrambe le Camere. Il signor Mattarella oggi ne ha il potere costituzionale di farlo. Articolo 87 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, o Ministri, eccetera, eccetera, indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione, o Ministri. Articolo 88, il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse, o Ministri. È quindi inderogabile indire urgentissime elezioni politiche e oggi il signor Mattarella ha il potere di farlo. Ci dimostri coi fatti che è davvero il Presidente degli italiani e non il Presidente delle casse ed indica finalmente tutti questi governi non eletti che vuole indica finalmente dopo tutti questi governi di non eletti che egli vuole il bene della Repubblica, la nazione, ne sono sbagliato, quindi devo correggere, che dica finalmente dopo tutti questi governi che egli vuole il bene della Repubblica, delle nazioni e degli italiani, tutto ciò promesso, eccetera, eccetera. Chiedo scusa, c'era un refuso, adesso lo correggo. Vai avanti te. Allora, la prima conclusione che noi dobbiamo trarre da questa situazione è che, malgrado che la dichiarazione di insediamento dell'attuale presidente di questa strana repubblica, il discorso sia stato quello che bisogna rispettare le regole, la prima regola fondamentale di questo Stato è stata elusa, perché la prima regola fondamentale è la Costituzione. La seconda regola fondamentale è l'applicazione della Costituzione. La terza regola fondamentale è che i primi a doversi attenere alla Costituzione sono il Presidente della Repubblica e i membri dei parlamenti. Ma lo dice l'articolo 53 chiarissimamente. Articolo 54. Allora, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Esattamente. I cittadini, poi, cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempiere con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Esatto. Onore. Allora, qui l'onore non c'è mai stato, lo sappiamo perfettamente. Allora, perché sta succedendo questa situazione? Perché sta venendo alla luce questa situazione? Perché questo Stato, questo pseudo-Stato, questa Repubblica è nata dal disonore, è nata dalla conquista mafiosa e italo-americana mafiosa fin dal 1943. La conquista americana della Sicilia è avvenuta per il tramite di una alleanza a tutti gli effetti di carattere internazionale tra il sistema mafioso e il sistema americano, il quale si è avvalso di accordi con la mafia siculo-americana, di cui non a caso l'erede più diretto è appunto questo personaggio. Ricordiamo da questo punto di vista la familiarità che il padre dell'attuale Presidente della Repubblica aveva con un capo di una delle cinque famiglie mafiose di New York, Joe Bonanno, soprannominato Joe Banana. Posso obiettare? Certo. Una cosa che mi viene in mente adesso. Esattamente. Questi mesi trascorsi tra la rielezione di Giorgio I e questa elezione sono stati forse i mesi necessari per poter concordare quello che poi è stato questo risultato? È fuori discussione. Nessuno, cioè, concordare, confrontarsi con chi comanda, con quelli che stanno fuori, eccetera, eccetera. Esattamente. Ciò che avviene nel nostro paese è ciò che appare ufficialmente nel nostro paese è la conclusione di accordi durati anche decenni sotterranei che trovano conforto anche il Vaticano, ricordiamocelo bene. Quindi l'idea che a un certo punto questo ragazzotto toscano
si sia inventato questa cosa come ah che bella idea, ma pensiamo proprio a ma guarda un po', ma sì, ma c'è Mattarella che forse, invece no, assolutamente no, è qualcosa che, deciso il Parlamento, che è maturato, è qualcosa che è maturato in questi mesi, esattamente. Ma non avviene nulla per caso nel nostro paese, non solo il ripescamento di questa persona, il rapimento Moro è emblematico, il rapimento di Moro è stato fatto funzionalmente a un progetto di, diciamo, esautorazione del Parlamento, di quello che stava nel Parlamento eletto, esattamente, e delle regole democratiche, esattamente, capito? Quando hanno visto che era un personaggio scomodo, che avrebbe tirato la, diciamo, percorso dell'Italia verso dei lidi poco, diciamo, confacenti al potere pregresso, al potere che dei conquistatori, diciamo così, hanno fatto in modo di eliminarlo completamente. Quindi l'incidente al quale sfuggì Berlinguer in Bulgaria, certo, la morte di Berlinguer, certo, che, certo, probabilmente è stato, certo, avvelenato, portato, certo, certo, perché anche lui, sì, aveva dei progetti non confacenti, ma anche molto più confacenti che quelli di Mori in ogni caso, certo, certo, certo. Molo, no, diciamo, e diciamo più opposti, appunto, del tutto opposti, ma non erano manco quelli i progetti del vapore. Berlinguer era il figlio al padre, ricordiamocelo sempre. Esatto. E la linea politica del padre la conosciamo perfettamente. Allora, queste cose che io ho detto sono importantissime. Ripeto, l'attuale presidente della Repubblica, di questa strana Repubblica, ma nel momento chiamiamo la Repubblica per definire un nome, in realtà questa è una dittatura. È una convenzione chiamarla una Repubblica. Dittatura del potere monetario, allora, cioè ombra di dubbio. Attraverso le sue varie manifestazioni. Lui ha detto due frasi che sono veramente emblematiche. Una, la lotta alla mafia, cioè lui che parla di lotta, è tipico di un sistema che falsifica sistematicamente, certo, quello che fa, certo, e l'altra è appunto il rispetto delle regole, che quando lui è il primo. Ma tu l'hai letto, rispettare le regole. Il libro di quell'autore americano che mi ricordo mai, che parla, è un antipapista famosissimo, però adesso non viene il nome. Il titolo del libro si chiamava Benedetto XVI, è stato edito attorno al 95-96 e raccontava esattamente quello che sarebbe stato l'operato di Benedetto XVI, con tutti gli intralazzi che ne sappiamo. Posso inserire un mio ricordo? Come no? Allora, quando iniziai a lavorare con le resine impermeabilizzanti, la prima occasione mi fu data da un amico che mi presentò un architetto che era uno dei direttori dei lavori di una struttura che si andava costruendo già da alcuni anni, indovinate dove? Nella nuova Gibellina, la ricostruzione del dopo terremoto. E io fui incaricato, era già tutto previsto, ero la persona giusta per fare una parte di quel lavoro. Fui, diciamo, chiamato dall'impresa che aveva l'incarico di fornire i materiali, e praticamente da lì presi un aereo, arrivai a Trapani, mi venne a prendere il geometra di questa ditta. Questa ditta era una ditta di Castellammare del Golfo, dove è nato il nostro Gio, dove è nato e Gio Bonanno, detto Gio Banano. Erano i primi anni 80, credo l'81. Mi ospitarono e preparammo nell'ufficio dell'impresa il contratto di fornitura. Si trattava di una fornitura per l'impermeabilizzazione di una delle costruzioni più caratteristiche di Nuova Gibellina, era l'autostazione Meeting, non so se voi l'avete mai vista, è un fabbricato fatto a chiocciola per gli autobus, vicino al comune. Tra l'altro Gibellina non è mai stata completata, se voi andate, io ci sono andato recentemente, e così come era 30 anni fa, negli anni 80. Vi dico soltanto questo, che i chiusini, i coperchi dei chiusini in ghisa venivano rimpiazzati periodicamente perché venivano rubati. Pare giusto. Venivano rubati. Comunque, facemmo questo contratto, però non firmammo questo contratto negli uffici. Andai ospite dell'imprenditore nella sua macchina col suo autista, era una Citroen, me lo ricordo, una Citroen CS, e firmammo il contratto di fornitura dentro la macchina di questo imprenditore, me lo ricordo perfettamente.
E quando qualche volta, durante i lavori che poi cominciarono, io mi resi conto che c'era tutto un movimento, un controllo di persone che venivano a guardare, eccetera, io dissi a lui, dico, ma senti un po', succede così, così, dice, non ti preoccupare, siamo coperti, tu qualsiasi cosa mi chiami, perché noi non c'è pericolo, puoi fare qualsiasi cosa, capito? Certo. E questo è il ricordo del mio primo lavoro, io così ho cominciato. Scusa, no, per dirti, Castellammare del Golfo che cos'era allora? E che cos'è oggi? Perché allora poi venne fuori dopo, allora cominciò pure tutta la fabbricazione dell'eroina in quegli stabilimenti. Chiudiamo, esatto, chiudiamo qui, poi facciamo tutte le... No, ma lui ha detto una cosa importante. No, adesso chiudiamo e facciamo... Era soltanto un ricordo e un riferimento a... No, era una cosa importantissima, che risale proprio... Ai primi anni Ottanta. Alla trattativa internazionale. Aspetta. No, momento! Vabbè. Alla trattativa internazionale che proprio in quell'epoca portò la città Sicilia a diventare epicentro del traffico di cocaina e derivati. E ricordatevi che all'epoca fu diffuso un film bellissimo con dei notissimi attori inglesi intitolato Il papavero è anche un fiore. Ah sì, sì. È un film che io consiglio ai nostri amici di vedere se vi capita, dove ti fa vedere esattamente, cioè la trama è questa e con questo concludiamo il video, la trama, perché è una conclusione che è naturale quello che stiamo dicendo noi adesso, dove fa vedere che praticamente alcuni agenti segreti inglesi vengono incaricati di seguire il giro della droga, il percorso della droga, e dove si vede che la Sicilia è uno degli epicentri, eccetera eccetera. Quindi ricordiamoci perfettamente anche questa cosa, perché io sono convinto che il traffico degli stupefacenti, che è funzionale al sistema di potere, tant'è vero che buona parte... Gli americani sono in Afghanistan, esatto, non per fare una liberazione, esatto, del popolo dai talebani, ma per controllare la produzione di eroina. No, per impossessarsi della produzione di eroina per utilizzarla ai fini di controllo del popolo. Chiudiamo qua. Durante la guerra dell'oppio è stata fatta per quello, insomma, esattamente. La guerra dell'oppio anche all'epoca, a metà Ottocento, ebbe come personaggi, come elementi fondamentali l'impero inglese, il controllo dei commerci, ricordiamoci, e della finanza, ricordiamoci, e poi attraverso il controllo della finanza in un circuito di andata e di ritorno anche il controllo della produzione dell'eroina, della produzione di materie prime, del controllo monopolistico delle materie prime, eccetera eccetera. Chiudiamo così. Va bene. In conclusione, è importantissimo, lui non a caso ha citato questo fatto della fondamentale guerra dell'oppio, perché attraverso la guerra dell'oppio gli inglesi riuscirono a controllare l'intera Cina. E si dice, si può controllare. No, ma allora controllavano la Cina, l'India, l'Afghanistan, il Pakistan, tutto l'Afghanistan. Anche i paesi arabi, perché già l'impero ottomano stava crollando, direttamente c'aveva già le mani basta. In quel sud-est asiatico controllavano tutto, meno le zone controllate dagli americani, dall'impero francese. O degli americani, e gli americani si stavano infiltrando attraverso la conquista delle Filippine avvenuta dopo la guerra contro la Spagna e il crollo della Spagna nel 1898. Esatto. Quello che voglio dire è questo: attraverso l'uso, l'utilizzo e il controllo dell'oppio, un numero esiguo di agenti inglesi, perché erano pochissimi gli agenti inglesi, narrato ovviamente indirettamente attraverso le opere di Kipling. Ricordiamocene queste cose perché è importantissimo, il grande gioco, questo è il grande gioco, il grande scacchiere, e perché? Perché i cinesi li controllavano attraverso l'oppio. Questo per dire che oggi la Cina si è ribellata da questa conquista e ce la farà pagare.
la farà pagare al mondo anglosassone. Ultima cosa importantissima, Lyndon LaRouche, che è una persona che noi tutti dovremmo seguire, no, ma che è altamente stimato da noi, è un padre che noi teniamo sempre. Esattamente, perché quello che dice si verifica sistematicamente. Invito tutti i nostri amici a seguire sempre i lanci che fa la sua agenzia, che è Ayrn. Lyndon LaRouche scrisse a metà degli anni 60 un libro che fu anche tradotto in italiano, dove dimostrava in maniera inoppugnabile che il controllo economico e finanziario della droga, economico finanziario non strutturale, passava attraverso le banche inglesi. Chiudiamo. Sì. La compagnia...